Eccoci al secondo giorno. Dopo Buongiorno non sai Pandi. neanche oggi. Se Dopo una breve ma intensa colazione, per brevi si intende un'ora. abbiamo fatto tardi, stiamo andando alla macchina perché andiamo alla Viaggi qua. spiaggia Sant'Andrea. Sant'Andrea. Di andare al mare, però andiamo a fare due paninozzi alla Conad City di Marciana Marina. Bene, abbiamo preso i panini, adesso andiamo verso la macchina e poi andiamo a Sant'Andrea. Ho Ma fatto il perché qui? biglietto e non accettano nulla e ora stiamo andando alla spiaggia Sant'Andrea. E questa è una delle spiagge più belle dell'Elba. Ricordo quella con cui sono uscito, mi aveva detto non sei il mio tipo. Dopo ho provato anche a farmi l'amica, ma sono finito per fare l'amico. Che schifo. Quest'estate invece no, mi sa che mi imbucherò alla festa su quello yo. E quando ti troverò, spero non mi becchino, almeno così ti dirò che non ti conosco e già sento che ti amo. Saluta tutti che adesso ce ne andiamo. Lei quest'estate la passa insieme a me. La stessa cosa l'ha detta a tutti e tre. Ma vabbè. Caraffè di mojito, la spiaggia ed il mare. E tu che quando balli si gira al locale. Perché sei diventata la hit dell'estate. In piedi fino all'alba, vederti ballare una musica che fa. Questa è Capo Sant'Andrea, una delle spiagge più belle proprio. Qui c'è questa piccola scogliera, lì c'è un sentiero e laggiù in fondo ci dovrebbe essere un'altra piccola caletta che dopo raggiungeremo a piedi o a nuoto, la vediamo. Acqua bellissima. Sentiero che stiamo facendo attraverso la scogliera per arrivare là. In teoria ci dovrebbe essere una bella visuale. Pandi sta riscontrando dei problemi. Io mi sto paura di cascare nell'acqua. Ma che non scherzo, perché logicamente io ho tutto. Cioè, lei non ha niente, però va bene uguale. Non mi metteresti. No, non ti preoccupare, dai, facciamo le scale. Dove vai? Vieni qua, stava per cadere. Niente. Andiamo avanti. Ok, stiamo proseguendo. E sì, una bellissima visuale. Sempre tramite questo sentierino. Cosa? Qui è fantastico. Oh, tanta roba. Quest'altra parte c'è un'altra caletta. Molto carina, tutto scoglio praticamente. Guarda che visuale. Da favola proprio. Chi si rivede? Bellissimo. Ok, sono le 6:30 e stiamo andando a casa adesso in albergo. E voto a questa spiaggia? Hai detto? Voto a questa spiaggia? 8:30, 9. Bene, siamo entrati in macchina adesso e ci dirigiamo verso l'albergo. Mamma mia. Me siento grande por ti. No podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti. Por ti. Se quedan cortas las palabras realmente. Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Arrivati adesso in albergo. Vabbè, adesso un'occhiata veloce e poi andiamo a cena.
finita la doccia. Stiamo andando verso il lungomare per cercare un ristorante perché stiamo morendo di fame e logicamente chiamando stasera per stasera è tutto pieno, no Pandi? Assolutamente. Speriamo. Io sono fame che... Al massimo lui mangerà me, io mangerò lui. Vabbè, se questi sono dettagli. Se non posteremo il video è perché ci siamo mangiati a vicenda. Vabbè, non va a vedere, dai. Ho dovuto spoppare. Hai dovuto stoppare? Perché è arrivato il cameriere a ordinare e quindi ricominciamo. Poi facciamo vedere i piatti. Intanto facciamo vedere il posto, facciamo vedere i Pandi. Eccolo. Cena finalmente arrivata. Fame? Alla mangiamo, dai. Dai. Cosa stai facendo? Sto servendo molto abilmente. Pandi fa i piatti. Il cibo. Guarda la frittura dentro, che è un tipo una specie di... friggitrice. Sì. Carino. Tanto. Abbiamo appena finito di cenare. Questo è il ristorante che dà su questa carinissima piazzetta. Bella, bella, bella. Qui ci sono tutti locali, aperti con musica, vari ristoranti lungomare, che sta qui, però logicamente non si vede perché è buio, e in fondo ci dovrebbero essere bancarelle o qualcosa del genere, e ora andiamo. Ecco, queste sono le bancarelle, la luce vabbè, purtroppo è quella che è. Però da qui iniziano e c'è tutto il viale pieno, insomma. Hai subito adocchiato qualcosa? Io subito. Sto ammirando il regalo che mi ha fatto Pandi. La famosa caviglia con le conchiglie. Falla di per bene. Bianca. Bianca. Pausa sigaretta. Pausa sigaretta. Qui sta chiudendo tutto. Andiamo verso l'albergo. Siamo arrivati adesso in albergo. La temperatura quanto l'ho lasciata? Così per curiosità. E computer. Io. Temperatura che è altissimi livelli. Io sono distrutto. È spento. Ok. Va bene, buonanotte.